Buongiorno a tutti da Sardocan, capo della Gilda Led Zeppelin. Oggi ragazzi vi spiegherò il criterio che sto usando per quanto riguarda l'assegnazione dei ranghi di Gilda. Nei primi giorni che vi ho gildato vi ho assegnato i ranghi di Gilda così un po' a casaccio. Adesso finalmente ho scelto un criterio diciamo matematico e tra poco ve lo spiegherò. Quindi chiunque di voi si veda o alzato o abbassato il rango di Gilda rispetto a qualche giorno fa, non si allarmi, non sto usando né simpatie né favoritismi nell'assegnazione dei ranghi, ma sto appunto, come ho detto poco fa, usando un criterio preciso. Ho deciso di usare come criterio i punti esperienza che state dando alla Gilda. Quindi ovviamente più punti esperienza avete dato alla Gilda, più il vostro rango sarà alto, ovviamente più il tempo passerà più il vostro rango sarà alto, e quindi non vi dovrete preoccupare che il vostro rango non si abbasserà mai, neanche se dovreste infrangere alcune regole della Gilda. Al massimo per l'infrazione di alcune regole, se siete recidivi, ecco, ci sarà direttamente il ban alla Gilda, ma il vostro rango rimarrà tale quale, al massimo può solo salire. Andiamo a spiegarvi dunque il criterio matematico, che è questo: darò il rango in prova a tutti i personaggi che hanno dato solo 0 punti esperienza da Gilda, quindi niente in pratica. Mi riferisco ovviamente ai personaggi gildati da poco, che non hanno ancora avuto tempo di espare la Gilda. Mentre assegnerò il rango domestico a tutti i personaggi che hanno dato da 1 a 100 punti esperienza. Il rango imbranato andrà a tutti quelli che hanno donato da 101 a 200 punti esperienza, il rango traditore da 201 punti esperienza a 400 punti esperienza, e così via, usando questo criterio matematico del doppio dei punti esperienza rispetto al rango precedente. Infatti, se vedete, per il rango imbranato si arrivava ai 200 punti esperienza, quello traditore ai 400, quindi del doppio, sino ad arrivare al rango di Musa, che richiede dai 3.276.801 punti esperienza a 5 milioni punti esperienza. Da questo momento in poi non userò più il criterio di doppio dei punti esperienza del rango precedente, ma andremo di per ogni rango di 5 milioni di punti esperienza, altrimenti si arriverebbero a cifre astronomiche. Quindi se per il rango Musa si arriva sino a 5 milioni di esperienza, per il rango successivo, ovvero quello di governatore, bisogna avere dai 5 milioni e 1 punti esperienza sino a 10 milioni punti esperienza, e così via. Quindi sempre di 5 milioni in 5 milioni arriveremo infine al rango di tesoriere, che richiede ben 85 milioni punti esperienza. Ci vorrà davvero tanto, ma secondo me qualcuno prima o poi ci riuscirà, specialmente magari qualche personaggio di livello 200 che darà sempre 90% di punti esperienza alla Gilda. E adesso mi chiederete: per essere braccio destro ho escluso il criterio di punti esperienza. Braccio destro sarà solo ed esclusivamente colui che vincerà il grande evento di fine anno, e se gli dei, che non esistono, vorranno, quando ci sarà l'evento, il fine anno dell'anno prossimo, quindi di fine 2013, sarà braccio destro chi vincerà quell'evento, e quindi perderà il rango di braccio destro che ha vinto il grande evento del 2012. Se poi sarà lo stesso giocatore, buon per lui. Ovviamente il rango di capogilda non si potrà mai raggiungere, perché qua sono e rimarrò sempre io col personaggio sacrido di nome Sardocan. È ovvio che non posso aggiornare immediatamente tutti i vostri ranghi di Gilda. Potrebbe anche capitare che qualcuno di voi un determinato giorno dia alla Gilda molti punti esperienze, che quindi salga di rango velocemente, e in quel momento io non loggo, semplicemente sono troppo occupato per segnargli il giusto rango di Gilda. Ecco, in questo caso voi non vi dovete assolutamente preoccupare, né dovete assolutamente stressarmi nella chat Gilda o in privato, perché io stesso mi occuperò, appena avrò tempo, di guardare
tutti i vostri ranghi, quindi partendo dal basso del personaggio in prova sino ai ranghi maggiori, li confronterò con i punti esperienza che avrete dato in quel momento e ve li sistemerò assolutamente. Spero di fare questa cosa almeno una volta ogni 48 ore, quindi assolutamente non preoccupatevi se qualcuno di voi non si vede alzato immediatamente il rango che gli compete, non deve pensare male, non deve pensare che mi stia dimenticando di loro o che ce l'ho con loro, dovete solo darmi il tempo che ci vuole. Quindi veramente vi chiedo di non stressarmi in questo, datemi tempo per fare cose più importanti. Nota molto importante è questa: adottando appunto un sistema matematico e non un sistema di merito o simpatie, è assolutamente inutile che mi chiediate in chat privatamente di alzarvi il vostro rango per determinati meriti, ad esempio perché avete reclutato tanti gildani, ad esempio perché, non so, avete aiutato alcuni gildani a fare determinati dungeon, eccetera. Assolutamente no, questo è l'unico criterio per avanzare di rango in gilda. Ovviamente quei personaggi che hanno dato pochi punti di esperienza alla gilda pur giocando in gilda da tanti giorni non si devono preoccupare, il rango basso di gilda non è una punizione, è certamente bello avere un rango più alto rispetto ad altri, ma chi ha il rango basso non è certo considerato un personaggio meno importante rispetto ad altri. Importante assolutamente rispettare tutte le regole di gilda che trovate ben spiegate negli altri video. Per quanto riguarda invece non i ranghi ma i poteri di gilda, per quelli non userò assolutamente un sistema matematico, ma per quelli sì userò un sistema di merito, ma più che altro di affidabilità. Al momento ho dato gli stessi poteri a tutti quanti, in futuro sicuramente darò più poteri ad alcuni personaggi, ma ho ancora bisogno di un po' di tempo per capire quali personaggi sono affidabili oppure no. Di questo ne parlerò magari in qualche video più avanti, per ora vi saluto e mi raccomando, partecipate a tutti gli eventi di Gilda. Ciao ancora ragazzi e vivi le Zeppelin!